diciamo, soprattutto ci condizionano quando siamo in situazioni di negatività, in situazioni di negatività, perché già andiamo ad assommare certe cose, no? Ad altre. Quindi l'autostima, piano piano si sgretola, è come a un certo punto poi crollano. Immaginate delle talpe che fanno dei cunicoli sotterranei, sopra non si vede nulla. E poi tutto assieme crolla tutto l'ambaradan, diciamo così, per cui tendiamo a vivere veramente situazioni di disistima molto forte. Allora andiamo a mettere dei pensieri su questo imprinting, si vanno a mettere poi dei pensieri personali che in realtà non sono nostri, ci hanno usurpato la nostra coscienza, ci hanno usurpato il nostro modo di essere, ce l'hanno rubato, tra virgolette. E si sono presi il nostro pensiero, perché il pensiero poi inizia a diventare un pensiero prima di impedimento, cioè pensi di avere che insomma che ci siano delle difficoltà che siano difficili da superare. Quindi il primo pensiero è quello proprio dell'impedimento, di non riuscire a pensare che le capacità di riuscire a superare le cose, quindi questo pensiero di difficoltà estremamente difficili. Poi, se l'impedimento diventa forte, diventa un pensiero di incapacità, cioè pensi di essere proprio incapace nel riuscire a fare le cose. E poi, come se non bastasse, diciamo così, il pensiero può anche diventare, come se non bastasse, e poi, come se non bastasse, il pensiero può anche diventare un pensiero, diciamo, prima di impedimento, poi di incapacità, e poi, come se non bastasse, un pensiero di sfortuna, un pensiero di sventura. E ancora di più, pensi proprio di essere proprio sciagurato, diciamo, sventura più incapacità diventa sciagura, cioè non sei più in grado di fare nulla, fondamentalmente, no? E la tua autostima va, come dire, a farsi fottere, tra virgolette, no? Resti fregato completamente e non riesci a ottenere nessun risultato significativo nella tua vita. Questo capita abbastanza frequentemente ogni volta che noi non riusciamo diciamo, a raggiungere degli obiettivi, no? Perché sono le prime frustrazioni che fanno rinascere questo imprinting negativo, le prime frustrazioni che vengono fuori, che in qualche modo ci condannano, diciamo, eternamente a dover rivivere situazioni analoghe. Queste prime frustrazioni sono veramente negative perché ci impediscono di essere felici, no? E generano questa tipologia di pensieri, vanno a costruire una bassa stima di se stessi. Ora, è importante capire come fare a superare questi frangenti, è importante capire come fare a superare, diciamo così, questi blocchi emotivi che in qualche modo condizionano anche pesantemente, diciamo così, la nostra vita, la condizionano veramente pesantemente, impedendoci di essere felici, impedendoci di poter ottenere dei risultati positivi nella nostra vita. Allora dobbiamo andare a mettere l'antidoto. Che cos'è l'antidoto? Beh, l'antidoto è piano piano costruire una nostra autostima. Noi dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale che è il funzionamento della nostra mente. Noi diventa realtà per noi quello su cui ci focalizziamo. E questo dobbiamo tenerlo presente, quello su cui noi ci focalizziamo tende a diventare la nostra realtà, tende a essere la nostra realtà. Se ci focalizziamo su situazioni, diciamo così, positive, andremo a sperimentare quello, perché il focus è veramente importante, no? Faccio un esempio: se una persona decide di comprare, che faccio un esempio, una Smart bianca, prima non ne vedeva neanche una di Smart bianche, dopo che esce in giro ne vede solo che Smart bianche, perché diventa, diciamo, il focus della tua, come dire,